Questo è anche un 2020 che si sta chiudendo con una pandemia economica incredibile, oltre a quella sanitaria sono più di 300.000 le aziende che hanno abbassato le sale cinesche con una perdita economica che si aggira intorno ai 425 miliardi, ma la situazione effettivamente come sta? Beh, diciamo che tutto sommato purtroppo si rischia, tra le altre cose, di perdere oltre 1 milione di posti di lavoro. Ad oggi il problema non si sente ancora in modo eccessivo perché c'è il blocco dei licenziamenti, perché praticamente le piccole imprese, anche i più piccoli, hanno potuto, ecco, far ricorso agli ammortizzatori sociali, ma gli ammortizzatori sociali ci saranno fino al 31 marzo del 2021. Da quel momento in poi le aziende saranno libere di licenziare. C'è praticamente il ricorso al recovery fund, ma ad oggi in effetti non se ne parla neppure, perché in effetti il nostro governo non ha presentato neanche il piano per come investire il recovery fund. Ecco, è una situazione abbastanza particolare anche in vista del fatto che nella nuova legge di bilancio non si dice niente proprio sul fatto dei licenziamenti di cui stavamo parlando prima. No, ma difatti evidentemente il governo ha paura di affrontare queste situazioni perché fa dare la cassa integrazione a milioni e milioni di lavoratori significa praticamente dar, come dire, raschiare il fondo del barile, e quindi evidentemente il governo non lo vuole fare. Ma non solo non vuole fare questo, quanto noi siamo tra gli ultimi, come detto prima, a presentare il piano di come impiegare i 209 miliardi che arriveranno dall'Europa.